Il Parlamento europeo ha deciso di non concedere l'immunità a Mario Burghezio, europarlamentare della Lega, per alcune frasi giudicate offensive che lui ha pronunciato 3 anni fa partecipando a una trasmissione radiofonica in Italia. Burghezio aveva detto della neonominata ministra che gli africani sono africani, appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra. Dicendo che noi italiani non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario, e poi dicendo anche che Chieng, che è un medico che lavora in una ASL italiana, ha lavorando in questa ASL tolto il lavoro a qualche medico italiano. L'Aula del Parlamento europeo questa mattina ha votato perché il processo è stato sospeso in attesa di questo pronunciamento del Parlamento, condividendo l'idea dell'accusa che le frasi di Burghezio sono idee fondate sull'odio razziale ed etnico, quindi andando a toccare proprio le basi dei diritti fondamentali difesi dall'Unione Europea. Burghezio accusa i suoi colleghi di aver espresso un voto politico e di consegnare un europarlamentare alla giustizia semplicemente perché la maggioranza dell'Aula non condivide le sue idee. Molto contenta è invece ovviamente Cécile Kyenge, che dice che un membro del Parlamento europeo che manifesta odio e disprezzo in ragione del colore della pelle non ha offeso soltanto Kyenge personalmente, ma ha offeso i diritti fondamentali delle istituzioni europee.